No, sono molto contento della prestazione, sia terzino che centrocampista mi trovo bene in tutti e due i ruoli, cerco sempre di dare il massimo e continuiamo così, era una partita difficile su un campo molto brutto, diciamo. Siamo stati bravi a portare a casa i 3 punti, l'importante è questo. Secondo me siamo anche molto più gruppo, siamo uniti e si vede che abbiamo un obiettivo comune che dobbiamo cercare in tutti i modi di raggiungerlo, pensiamo partita dopo partita e vedremo cosa verrà. Ha caratteristiche, è l'unico giocatore che ha caratteristiche fisiche, infatti il primo tempo su tante volte anche per le condizioni del campo abbiamo costretti alla palla lunga, lui di testa l'ha prese quasi tutte il primo tempo, poi chiaramente fa tanto lavoro sporco e ne beneficia un po' Calderini, perciò per noi è importante che segniamo e portiamo i punti a casa. Quello che mi dispiace è che il secondo tempo, quando ci abbiamo in mano la partita, la riapriamo con degli errori nostri. Io da quando sono tornato 7 partite, 4 vittorie e 3 pareggi, abbiamo subito 4 gol, 3 ci siamo fatti in 1. E questo mi lascia un grande rammarico. Questo è una cosa che mi fa arrabbiare perché vuol dire che è un piccolo calo d'attenzione. Quando pensi di avere la partita in mano, eccolo lì che poi c'è un piccolo calo d'attenzione, no? E questa è una cosa che poi ti fa vivere un po' di sofferenza resta alla fine della partita. Però poi ragazzi, io gli devo solo ringraziare perché danno tutto, si impegnano, combattono, giocano al massimo su un campo difficile, perché questo era un campo difficile. Io penso che l'Ebola, il nostro, è molto migliore di questo, e questo lo dice un po' tutto sulle condizioni del campo che troviamo, però alla fine poi tutte le altre parole se le porta via il vento, no? Volevamo sempre i 3 punti, ora li stiamo prendendo, oggi con una partita non bella come domenica, ma domenica non l'abbiamo presa e oggi invece abbiamo preso i 3 punti. Allora io mi prendo i 3 punti, mi prendo la prestazione, continuiamo questa striscia buona. Oggi a Montespaccato che noi abbiamo perso dei punti e poi Gibbonzi come prime due ha preso 3 gol, perciò vuol dire che è un campionato che poi è molto, molto livellato. Adesso so che anche a San Giovanni Valdarno ha vinto all'ultimo minuto, gli ultimi minuti di San Donato, vuol dire che l'anno loro gli sta girando tutto bene, però noi pensiamo a noi, un altro risultato positivo, un'altra vittoria fuori casa, ce ne sono rimaste 4 se non erro fuori casa e dobbiamo continuare così, con questa cattiveria e questa voglia di vincere partite. Sicuramente ha fatto 2 gol un po' più da attaccante vero, perché sono 2 gol di rapina, tra virgolette, cosa che non mi appartiene, però sono stato fortunato e bravo a crederci. Soprattutto se 2 gol che ci hanno dato la vittoria, quindi era la cosa fondamentale. Sì, il campo era impraticabile, cioè praticamente, però ci siamo adattati, abbiamo giocato insomma palla lunga, seconde palle spizzate, insomma abbiamo interpretato bene come partita, come ci ha detto il mister, quindi siamo stati insomma, come hai detto te, ci siamo calati insomma nella categoria e nella partita.